Ciao a tutti ragazzi, qui è Bedebuli che vi parla, bentornati sul vostro canale, siamo con Need for Speed. Ormai questo titolo è entrato nel canale di prepotenza con ignoranza e Billy Bully c'è e stiamo portando un nuovo video, quindi andiamo a vedere le novità, andiamo a vedere che cosa succede su questi circuiti di Need for Speed Heat. 11 del mattino, sto ancora giocando, non mi sono fermato, non stop, e allora ragazzi è una droga, bisogna essere veramente ignoranti e Billy Bully è ignorante. E ragazzi, sì, sul braccio destro, i Speed Boys, mandate a fanculo a giocare alle patatine a biglie, va. Ragazzi, questa è la mia donna, la ricciolina, toglietegli gli occhi di dosso, metteteli su qualcun'altra perché questa è la mia, ragazzi. Ciao amore, andiamo a vincere. Qui devo fare primo per farmi notare, oppure fare secondo vuol dire fare ultimo. Va bene amore, lo so. Ma guarda come va via la mia donna, cazzo, ragazzi, sono orgoglioso, ma questa è stronza, quando arrivi là davanti mica ti fa passare poi perché sei il suo uomo, eh. Guarda che macello, guarda che macello che è successo qua. Sono andato a cambiare dei pezzi, no? Abbiamo messo qualcosina di più performante. Sento che c'è un po' più di potenza, ma vedo che non è abbastanza per sti stronzi. Ecco qua, ci siamo. Guardate, ho avuto l'occasione di vincere e mi trovo a buttarla nel cesso per andare addosso a quel coglione di merda lì che sarà uscito a prendere i pannolini del bambino perché la moglie, quella stronza, se l'ha dimenticata. Posso mai andare a combattere io con uno che esce alle 5 del mattino, che esce dal centro commerciale per pigliare i pannolini? A viaggiare a 30 all'ora. Guarda quest'altro, mamma, che pelo che io ho fatto! Ma da dove escono sti cornuti che non li vedi neanche? Iniziano gli scossoni. Te lo do io lo scossone adesso a te. Ragazzi, questa è la mia occasione. Se non vinco qui, ce l'andiamo a fare in culo perché qua ci ho già provato un po' di volte e non è facile, specialmente con la... Pronti ragazzi, ragazze, spero che abbiate portato i costumi da bagno. specialmente con la Vi potenza piacerà la che brezza abbiamo. dell'oceano? Come ti viene in mente? Mi viene in mente, no, vaffanculo, ci aggiungo pure questa. Ci aggiungo il mio litro 2 di gas qui, di nitro. Ragazzi, sono in silenzio perché... Non conosci la città finché non vedi il suo lato squallido. Non conosci la paura finché non vedi il mio culo sulla tua faccia. Siamo vicinissimi ormai, occhi aperti. Ragazzi, abbiamo una possibilità incredibile di vincere. Speriamo che non succeda niente perché questo evento, vi assicuro, non è facile. Vai di nos, vai, vai, vai Billy, porca troia, li hai lasciati dietro tutti, pure quella stronza della tua donna. Vai Billy, spacca su Guarda che non mi tutto. arrenderò! E non arrenditi, cazzo me ne frega, è importante che ho vinto io. Adesso sei una vera star! Ecco. Ragazzi, abbiamo vinto, vediamo che cazzo succede. L'avevo fatto 7-8 volte, ragazzi, non era facile, specialmente con... Che succede? Vediamo. Ma perché diventa tutto buio ogni tanto qui? Ma porca puttana. Si blocca il gioco. Oh, belle queste Penso a tuo immagini. nane tagliando una delle curve. Cos'hai colpito? Non so, una fioriera o un bidone. E ora è da buttare. No, amore. Ma cosa? Ah, merda! No, 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 no! Sveglia Che è la squadra, successo? ne abbiamo una. Ehi! Ricevuto. Che? Tu, lontana dall'auto. Guardate che pezzo di merda. Questo occhio di Venere che hai. I documenti. Allora, ci vedi, River, storto. Allora, roba tua. Rivera, Sì. Chinaglia, C'è qualche problema? Albertosi. Allora, qualche problema? Dipende. Ci hanno segnalato che un veicolo simile a questo
sarebbe coinvolto in attività illecite. Guarda avanti! Significa che se voglio sono autorizzato a confiscare. Dove eravate? Niente, siamo appena... Siamo appena... Tu, documenti! Sei un pezzo di merda, eh? Prima o poi ti faccio il culo. Bel nome. Hai un'auto? Beh, sì. Sei agente, idiota! Ah, ti piace fare come nel film Full Metal Jacket? Dove? Coglione! Gli hanno sparato in fronte, non ti ricordi? Bella. Forse ho scelto quella sbagliata. Ciao, sei per strada? Sto arrivando. Chiavi. Ma perché le chiavi? Chiavi! Ti piace fare il coglione, eh? Vuoi? 10 giorni. E lo demoliamo. Ah, forse 10. Forse meno. Guida piano. Ti piace fare il coglione, eh? Ragazzi, questo posto comincia a darmi fastidio perché la polizia... corrotta di merda, questo qui gli faccio fare la brutta fine, eh? Portami a casa. Sì, dai amore, lascia stare la macchina, ti porto a casa, dai, meglio, va. Andiamo, ti consolo. Oh, c'è anche la tipa in macchina. Oh, finalmente sei entrata in macchina con me, amore. Ti posso appoggiare la mano sulla coscia, tanto per consolarti. Dove dobbiamo andare? Quindi, a casa? Allora, tutto ok? Devi capire. Quando sono in macchina sento il potere lì ai miei piedi. Qualcuno vuole mettermi alla prova? Certo, fatti sotto, andiamo. Ma appena dicono scendo dal veicolo, signora, il potere ce l'hanno loro. E io non ho. Lo so, amore. Ma anche nel letto c'è un potere. Non è solo in macchina. Dammi retta. Andiamo via tranquilli, dai, c'è bisogno di correre. Casa di Anna, dai, pigliamoci l'indirizzo. Ma ragazzi, sentite che scoppiettamenti, oh. Ehi, riportami a casa. Ci vediamo dopo. Grazie per il passaggio. Va bene, amore. Ciao, amore, ciao. Fine nottata, ragazzi. Abbiamo fatto la nottata. Abbiamo guadagnato 29.000. Guadagno, reputazione, zero. Ma cosa vuol dire che non abbiamo guadagnato un cazzo di reputazione? Posizione attuale 24.000, prossimo livello. Siamo al 9° livello, boh, non ci sto capendo. Abbiamo fatto una nottata e abbiamo guadagnato un cazzo. Vuoi dire? Sembrava che il problema delle corse clandestine fosse sotto controllo, ma ieri in tarda serata un gruppo di piloti clandestini ha invaso le strade causando migliaia di dollari di danni. Molti cittadini si chiedono cos'altro possa accadere. Credo che sia chiaro. La mia task force è assolutamente necessaria. Adesso più che mai. Sì, pezzo di merda. È stato un gesto imperdonabile. Sì. E vi posso garantire che io farò tutto quello che è in mio potere per assicurarmi che cose del genere non accadano più. Ma vaffanculo, va. Hai rotto i coglioni. Ragazzi, guardate che stile col mio giacchettino tutto leopardato. C'ho la camminata un po' rigida, però... Sai... Dimmi. Il genere di cose che qualcuno farebbe per farsi notare. No, figurati. Figurati te. Allora, la macchina di tuo padre che cazzo c'ha? Si è rotta? No. Me lo passi? Sì. Tieni. Secondo Anna eri a livello League. Che ti è preso? Lei ancora non lo capisce. Beh, all'inizio non lo capivo neanch'io. Ci sono delle conseguenze. Ben più che perdere la crew. Dopo ieri notte sono
sbalordito che non sia qui a vantarsi. Sì, sarà stanco. È senza la macchina. Se non hai impegni, ho qualcosa per te. Ho un amico che mi sta tormentando. Vuole vedere cosa sei in grado di fare. Accontenti. Intanto so occuparmi di tua sorella. Di niente. Vediamo un po' dove cazzo ci porta questo. Hai completato? Fatti notare. Perfetto, quindi abbiamo completato, fatti notare. E su queste immagini concludiamo anche questo video, ragazzi. Concedetemi un attimino la curiosità di andare in giro. Stiamo cazzeggiando, il gioco è nuovo, chiaramente siamo pieni di curiosità, ma vi prometto che seguiremo la linea dell'ignoranza con Billy Bully e Need for Speed Heat. Ciao, alla prossima!